Ser Francesco Modesto, il termine di Provercelli, Livorno 0-2. Mister, una sconfitta in casa, cosa è mancato oggi ai suoi ragazzi? No, secondo me il primo tempo molto molto bene, giocata una partita fatta giusta, con la cattiveria giusta, abbiamo vinto parecchi duelli, naturalmente davanti avevamo una squadra secondo me che a livello individuale, come collettivo, come allenatore, come li prepara, era una squadra molto molto forte. Nel primo tempo potevamo andare in vantaggio, non ci siamo riusciti, poi nel secondo tempo è stata una partita totalmente diversa, loro venivano uno contro uno, abbiamo giocato sull'uno contro uno e quando giochi sull'uno contro uno così lì devi essere bravo nei duelli, abbiamo cominciato magari a perdere qualche duello e su quello abbiamo fatto qualche errore che ci sta, come c'è stato pure dall'altra parte, perché anche su 1-0 abbiamo avuto l'opportunità con Zerbin di pareggiarla, non siamo riusciti, poi dopo comunque loro è molto sottile come situazione, poi da rivedere, perché poi dopo devi vedere, devi valutare che situazioni sono create. Complimenti a loro perché secondo me hanno fatto un buon secondo tempo dove hanno sfruttato i loro uomini davanti e ci sono riusciti. Peccato, però noi pensiamo a lavorare, cancellare subito questa gara e ripartire subito domani mattina con la testa giusta, perché poi dopo abbiamo un'altra partita bella da giocare contro il Lecco, quindi andiamo a valutare quelle che abbiamo fatto di buono, quelle che non abbiamo fatto di buono, poi il risultato è questo, perché il primo tempo secondo me abbiamo avuto noi la supremazia, secondo tempo nei duelli abbiamo perso qualche duello di troppo. Probabilmente nel primo tempo mancata forse la finalizzazione, nel secondo tempo poi vittima appunto di errori forse difensivi. Secondo lei è più un problema mentale, fisico? In cosa è mancata oggi rispetto a Livorno? Non lo so, se è fisico, mentale, quello poi dopo andiamo a rivedere, ma penso che la gara poi dopo ha preso una piega totalmente diversa, hai subito gol su un rinvio del portiere, lì dobbiamo andare a rivedere, però quando stai sull'uno contro uno la concentrazione, la cattiveria deve essere al massimo, ci può stare, è l'errore, quindi non dobbiamo colpevolizzare i ragazzi, quindi dobbiamo cercare di avere sempre il nostro modo di lavoro e il pensiero deve essere quello di squadra, perché non dobbiamo avere nessun tipo di pensieri se quando si fanno gli errori c'è sempre da migliorare, quindi andiamo avanti per la nostra strada. Adesso sabato arriva una partita molto difficile su un campo altrettanto complicato da affrontare, che è quello di Lecco. Cosa si aspetta? Io mi aspetto che i ragazzi siano tranquilli, sereni, pensare subito, immediatamente a domani mattina che chi ha giocato recuperi e poi dopo vedremo fino ad arrivare a sabato la partita che andremo a fare.